La manifestazione del 9 novembre davanti alla sede dell'ASL RME aveva raggiunto l'obiettivo di tenere aperto il polimoratorio di Via Offalengo finché la nuova sede di Via Grazzetto non veniva completata. In più, l'azienda sanitaria si era impegnata a fare dei lavori di ristrutturazione per rendere agibili i locali di Via Offalengo. Il 12 novembre i tecnici dell'ASL hanno visionato i locali del poliambulatorio e c'è stato nulla di fatto, perché, a detta dei tecnici, non era presente il presidente del 20° municipio Gianni Giacomini. Il 15 novembre il presidio chiude e l'RME fa sapere in un comunicato che per fare i lavori di manutenzione il poliambulatorio dovrà essere chiuso per 30 giorni. Proteste dei comunisti italiani che puntano il dito verso l'azienda sanitaria, colpevole di aver preso in giro i cittadini, e promettono una forte mobilitazione per non far chiudere il presidio, in quanto i lavori di ristrutturazione sono, a detta dei comunisti, per lo più esterni. La situazione è in continua evoluzione e già i cittadini hanno impedito di portare via le attrezzature mediche dalla struttura. Rimanete con Labaro TV per ulteriori aggiornamenti. Sulla pietà.